mai stato in grado di dare una definizione del mio lavoro, usare la parola artista, creativo. Ecco, forse la parola creativo è qualcosa che mi piace perché riguarda tutti la creatività. E allora il valore che mi interessa e che mi piace poter coltivare in quanto è un po' quella capacità naturale che hanno i bambini, no? Quindi se noi conserviamo quello, abbiamo la possibilità di continuare a fare grandi cose con entusiasmo. Quindi così mi piace immaginare quello che faccio, poi dargli anche un senso pratico, quindi di condivisione, di restituzione. E oggi credo che ci sia questa possibilità. Il mio legame con Napoli è un legame d'amore di uno che si scopre innamorato. Non so misurare l'affetto che c'è dall'altra parte, lo percepisco, ma sicuramente io mi posso definire innamorato di questo luogo che ha saputo accogliermi, adottarmi e che mi ha accompagnato in un percorso di arricchimento personale incredibile, quindi ho preso tantissimo. E questo mi ha influenzato enormemente, quindi avere un'opera qui, oggi anche più di un'opera, vuol dire partecipare a quelli che sono già dei meccanismi innescati da situazioni come quelle messe in moto da Fondazione di Comunità San Gennaro, per esempio, con la quale abbiamo costruito, continuato e continuiamo a costruire dei meccanismi magnifici, no, di restituzione alla collettività. E tutto questo per imparare, perché poi alla fine ho scoperto qui che cosa vuol dire fare scultura, e l'ho scoperto grazie a tutti quelli che si occupano di umanità, che fanno scultura con le persone. Io lo faccio con i sassi, diciamo, molto più semplice, perché quelli stanno lì. Invece quando ti occupi di materiale umano devi farti domande diverse, quindi è stata una scuola. Allora, la doodle art è una cosa che io scopro di recente. Mi sembra magnifico perché per tutta la mia vita io ho scarabocchiato, ho preso appunti e in qualche modo prendere appunti, fare uno scarabocchio su un foglio è una promessa, no? È qualcosa che sta lì e tu nel momento in cui fissi qualcosa sulla carta è come se prendessi coscienza, no? E chiarisci le idee rispetto a tutta una serie di cose che puoi fare eventualmente, quindi a livello progettuale è qualcosa di incredibile. E allora, se questo lo vediamo applicato dai giovani, diventa una prospettiva, no? E quindi mi piace immaginare che oggi ci ritroviamo qui 200 ragazzi che mettono su carta un'idea che eventualmente può diventare un progetto. Quindi non vedere soltanto quegli appunti o quelle cose che si fanno su un foglio di carta mentre si sta al telefono così distrattamente come un modo per occupare uno spazio vuoto, ma come una possibilità per creare qualcosa che prima non c'era. Essere giudice, questo ruolo drammatico anche per la Red Bull Doodle Art, è sicuramente divertente, un piacere, una possibilità, perché in fin dei conti io ho la possibilità di imparare, ho mille occhi davanti a me, quindi ho una prospettiva diversa sulle cose, quindi mi metto in gioco anch'io. Però è una cosa che non penso di essere in grado di fare veramente. Quindi cercherò di capire strada facendo quanto posso essere in grado di valutare o meno, però già da quello che ho visto nelle altre tappe è molto complicato, quindi insomma è un bellissimo banco di prova per me, ma sicuramente non posso dire che vincerà il migliore, perché sono veramente quando ce ne sono troppi bravi, quindi questa è una cosa molto difficile, molto molto difficile.